Il film, l'idea di base, alla base del film è molto semplice, è partito da una pièce teatrale che avevo già scritto per la Volksbühne, e in realtà semplicemente di trasportare tutto quello che riguardava il mondo, diciamo, dell'utopia del libertinaggio, libertinismo che dir si voglia, del XVIII secolo, nel XVIII secolo all'aperto e con attori diversi, con una situazione fuori controllo, diciamo, con attori diversi a cui non avevo dato nessuna sceneggiatura, che non avevano nessuna istruzione, nessuna indicazione preliminare, lasciandoli abbandonati a fare cose, sapendo già benissimo, trattando in modo, diciamo, con mano leggera la loro performance, sapendo benissimo che avrebbe rispecchiato anche tracce, diciamo, della sensibilità odierna. È molto difficile scegliere, diciamo che però, visto che ci troviamo in Italia, mi trovo in Italia, a questo punto preferirei scegliere un film italiano, diciamo che sarà il film, diciamo, mio preferito per adesso, per questo festival. Per ora è La prima notte di quiete con Alain Delon, Valerio Giolini, che è, diciamo che è un film che scelgo perché ha un'atmosfera estremamente dark, diciamo che combacia sia con quella che è l'atmosfera del film che presenta. Ciao Torino Film Festival.